Salvaguardia dell'ambiente e sicurezza della navigazione, obiettivi da raggiungere con la massima fermezza per il capitano di fregata Antonino Indelicato, nuova guida del porto di Barletta che subentra al pari grado Daniele Governale in procinto di raggiungere la direzione marittima di Palermo. Nella piazza d'armi del castello la tradizionale cerimonia del passaggio di consegne alla presenza delle autorità del territorio. Per il nuovo comandante un'importante esperienza appena conclusa alla Capitaneria di Porto di Palermo. Ci siamo praticamente scambiati con l'amico Daniele Governale, ci conosciamo da tanti anni e ho apprezzato in questi pochi giorni il lavoro che ha fatto in questi due anni e con il mio arrivo si continuerà su tutte le attività che lui aveva già cominciato per assolvere quelli che sono i compiti della Guardia Costiera Capitaneria di Porto. E io ho delle esperienze portuali, quindi cercherò di apportare il mio contributo per il miglioramento dell'attività portuale, soprattutto dai punti di vista della sicurezza della navigazione e della tutela ambientale. Lascia il comando della Capitaneria di Porto di Barletta dopo due anni di onorato servizio. Il capitano di fregata Daniele Governale torna nella sua Sicilia con un bilancio sicuramente positivo. Torno a Palermo ma con allo stomaco, perché qua lascio un'esperienza professionale e umana unica. Sono stati due anni intensi che sono volati via. Il bilancio non dovrei essere io a farlo, però io sono soddisfatto perché è un bilancio nettamente positivo. L'ammiraglio ha apprezzato il fatto che io non avessi dato i numeri, perché i numeri sono sterili. Noi ci impegniamo diuturnamente e in silenzio per innanzitutto la tutela dell'ambiente marino e costiero, per la sicurezza della navigazione marittima e portuale e per la salvaguardia della vita umana in mare. Ad affiancare il nuovo come il vecchio comandante una squadra collaudata che conosce il territorio e pone massima attenzione alla sua salvaguardia. Senza le persone, soprattutto le organizzazioni come la nostra, che sono deputate a servire la collettività, e senza persone motivate e serene, chiaramente questo servizio non può essere offerto. Quindi in questo senso sono contento che anche la Capitaneria di Porto di Barletta dia quotidianamente questa dimostrazione di attenzione verso questo territorio attraverso i ragazzi e le ragazze che indossano con orgoglio l'uniforme della Marina Militare, ma servendo il corpo della Guardia Costiera Capitaneria di Porto. Perché questo è un territorio ad alta valenza marittima, quindi è importante che una Guardia Costiera presente, efficiente, efficace, attenta e gentile, come dico sempre io, ci sia sempre.